Ottavo An, fuori Alepe Wozniacki. Continua a regalare sorprese il Dongfeng Motor Wuhan Open, in corso di svolgimento a Wuhan, Cina. Al primo turno, l'eliminazione di Stephen Sekeis, protagoniste a Flushing Meadows. Seconda tornata fatale, invece, ad Alepe Wozniacki. La rumena in camera la terza sconfitta consecutiva. L'ultimo sigillo risale alla semifinale di Cincinnati. Perde nettamente con la kazakhina, 62-61. La Wozniacki, titolo a Tokyo, epilogo con la Pavliukenkova, paga probabilmente un calo di tensione e cede il passo alla Sakkari, al quarto impegno qui, dopo i due match di qualificazione e la W con la Putintseva. Si salva la terza testa di serie. K.Pliskova deve ricorrere al terzo parziale, ma doma la Zhang, 64-36-64. Discorso simile per Jelena Ostapenko, la scorsa settimana regina a Seul, trionfo conclusivo con la Dadmaia. Le lettone apre male, conduce corsa di rimonta e festeggia al terzo. Si conferma Agnieszka Radwańska. Dopo la Rybarikova, addomestica la Goerges, tennista solida, difficile da piegare. Doppio 75. Aga illumina il rettangolo asiatico. La Cibulkova non ha alcuna difficoltà nel cancellare la Wildcard Teichmann, 62-62, mentre la Puig sfrutta la fatica di una Pen indebolita dalla maratona con la Kvitova. La campionessa olimpica chiude 46-63-64. Alizé Cornè si aggiudica uno degli incontri più attesi, rifilando periodico 63 alla Kuznetsova. Ancora meglio fa la connazionale Garcia, 61-61 alla Mshale. La Vesnina supera la Mertens, 62-64, la Makarova dispone della Davis, 62-64. Dopo la performance, in attesa, con la Keys, la Lepkenko si ritaglia un altro spicchio di celebrità e approda al terzo turno bruciando la Bertens, 64-64. La Vand batte la Cirstea, 63-63, infine la Linette, qualificazioni e primo turno con la Kontaveit, inchioda la Siniakova con un perentorio 61-62.